Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi mostrerò alcune idee regalo facilissime da realizzare, soprattutto low cost e last minute. Iniziamo subito dalla tazza decorata appunto con gli smalti, cioè che significa? Vi occorrerà semplicemente una tazza bianca, un po' d'acqua nella quale ci andrete a mettere degli smalti a vostro piacere, quindi i colori che preferite, un po' come la tecnica che si utilizzava sulle unghie. Dopodiché, una volta che avete creato insomma la vostra macchia, andate ad allargarla con degli stuzzicadenti e all'ultimo ci immergete la tazza e avrete un effetto veramente molto molto carino. Questa va lasciata asciugare per circa un giorno. Cosa ci andrò a mettere all'interno di questa tazza? Dei cioccolatini o comunque delle caramelle. Per esempio adesso sto realizzando dei cioccolatini in questo modo. Andate a sciogliere della cioccolata al latte o fondente o come preferite voi all'interno di un pentolino e nel frattempo rompete a pezzettini piccolissimi la vostra candy cane. Queste sono le caramelle classiche di Natale, le potete trovare un po' ovunque adesso. Quando il cioccolato sarà sciolto lo andate a mettere all'interno di queste formine e sopra al cioccolato fuso andate a cospargere le vostre caramelline, quindi la candy cane sbriciolata. Potete utilizzare qualsiasi tipo di caramella, ecco, io ho utilizzato questa per dare più l'idea del Natale. E infine ci mettete due di questi bastoncini di legno, che sono i bastoncini di legno che si utilizzano per i gelati, e li lasciate in frigo qualche ora, il tempo che la cioccolata si solidifichi completamente. Dopodiché potete impacchettare questi cioccolatini e potete anche regalarli così, cioè anche questa potrebbe essere un'idea regalo. Io invece l'andrò a mettere all'interno della tazza con altri cioccolatini o con degli Smarties, perché praticamente questo cioccolato può sciogliersi all'interno del latte caldo, quindi ho pensato di inserire tutto in una tazza che potrebbe essere appunto una tazza utilizzata per la cioccolata calda o per il latte, quindi per fare colazione. Lego il tutto con un po' di carta trasparente e con un fiocco rosso e la candy cane, che anche questa potrebbe essere sciolta all'interno del latte. Passiamo ad un'altra idea, vi occorrerà un barattolo di vetro classico. Sto praticamente dipingendo il tappo di rosso di questo barattolo, voi potete dipingerlo come preferite, perché era bianco e non mi piaceva. Praticamente che cosa farò? Con il barattolo di vetro andrò a ricreare il viso di una renna. Quindi vi occorrerà della carta velina marrone che andrò ad attaccare con della colla a caldo intorno al barattolo, in modo tale da non far vedere che cosa c'è all'interno, quindi essendo un regalo andiamo anche a mascherare un pochettino il regalo all'interno. Dopodiché su questa carta marrone vado ad attaccarci gli occhietti e il naso della renna. Tutto ciò io l'ho trovato appunto nei negozi dei cinesi, sicuramente li troverete anche voi. Attacco tutto con la colla a caldo, all'interno vado a metterci un po' di paglia e i prodotti che ho deciso di regalare, in questo caso prodotti cosmetici, ma voi potete utilizzare il barattolo per inserirci anche delle caramelle o dei dolciumi. Chiudo il barattolo con il tappo e ci leggo intorno un nastrino. E questo è il mio barattolo renna. L'ultima idea regalo, e qui dovete utilizzare moltissimo la vostra fantasia, è quella di creare dei braccialetti con i legnetti, i bastoncini di legno, quelli che si utilizzano per fare la ceretta praticamente. Questi legnetti vanno inseriti all'interno dell'acqua calda e lasciati un giorno circa in ammollo, dopodiché praticamente questi diventeranno molto malleabili e con l'uso di un bicchiere o comunque di un bicchiere piccolo in base al polso che avete andate a mettere il bastoncino all'interno e lasciatelo asciugare per circa un giorno. Quando sarà completamente asciutto prenderà la forma appunto circolare e questi li potete decorare come volete, con dei nastri adesivi per esempio, oppure potete utilizzare la pittura o dei lustrini, quello che preferite. Io ho deciso di metterci questo nastro adesivo con delle perline.
Come ho detto, qui dovete sbizzarrirvi voi se siete bravi a ricreare qualcosa di particolare. Se siete bravi a dipingere, io vi consiglio di dipingerli questi braccialetti e vedete che sono veramente bellissimi. Ed è un'idea regalo anche molto originale. Questo è tutto, spero che queste idee vi siano piaciute, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, io vi mando un grossissimo bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale, ci vediamo presto in un prossimo video, ciao! Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in